Per la settimana di Pasqua hanno stimato mancate prenotazioni vicine al 30%, ma la vera preoccupazione è legata soprattutto all'imminente stagione turistica estiva. A lanciare l'allarme sulla difficile situazione innescata a causa dell'emergenza immigrazione sono la Confcommercio e la Federalberghi di Taranto. Le fughe e il caos nella tendopoli di Manduria hanno fatto il giro del mondo e sono un danno di immagine incalcolabile, dicono, e per questo abbiamo anche scritto all'assessora regionale al turismo, Silvia Godelli, per avere rassicurazioni. La nostra richiesta era di una maggiore attenzione alla comunicazione che si sta dando in questi giorni nei confronti dei migranti. Non è nostra intenzione creare nessun tipo di allarmismo, però il problema c'è. Confermo quello che ho già detto nei giorni passati e a tutt'oggi i grossi tour operator che lavorano con i nostri villaggi, i buyers o le agenzie di viaggio che lavorano con i nostri alberghi sono tutti in stand by, stanno aspettando, non hanno fatto disdette, noi non ci stiamo piangendo addosso assolutamente per il momento, non hanno fatto disdette, alcune ma insignificanti, però stanno tutte in stand-by, non ci stanno dando la conferma per la stagione estiva, né tantomeno per la Pasqua, perché aspettano l'evolversi la situazione.